a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Sly Recon. Allora, nella parte precedente avete visto che dovevo appunto entrare in questo enorme idrante di Mugshot. Il problema cos'è stato? Che ci sono dei livelli qua da fare. I livelli, volendo, sono già stati fatti, nel senso che ho registrato la parte ma laggava pesantemente. Quindi ho deciso di rifarvi i livelli. Per andare avanti bisognava ottenere le ultime tre chiavi e sbloccare questo interruttore che abbiamo già sbloccato. Le altre chiavi si trovavano negli altri livelli, quindi adesso vado a rifare i livelli che mancavano. Tanto sto controllando se effettivamente sta laggando o meno il gioco, ma sembrerebbe di no al momento. Ok, qua andiamo a fare, se non sbaglio, tre livelli c'erano qua. Verso la cima, come potete vedere la chiave già l'ho ottenuta. E ve li rifaccio, lo rifaccio giusto perché il risultato finale di quella parte era veramente schifido. Vediamo un po' se lagga. Sì, sembrerebbe che laghi comunque, ma comunque penso che si possa accettare. Qua prendiamo questa bottiglia che prima non avevo preso. Ok, la chiave era qua, io già l'ho ottenuta, perfetto. Allora, vediamo un po' da che parte dobbiamo ire. Da questa parte di qua, perfetto. Ci arrampichiamo su di qui. Dobbiamo scalare tutto questo bel pezzo. Qua raccogliamo qualcosa, sì. Un po' di monete, tanto per. Ok, qua ci aggrappiamo a questi appigli. E adesso, per un pelo cadevo. Qua qualche moneta otteniamo un bel ferro di cavallo. Ancora due. Opla. Perfetto, ancora una. Yeah! Ottimo, ottimo. Dobbiamo saltare da questa parte. Mi spiace doverli rifare e non farvi vedere l'acquisizione della chiave vera e propria, ma comunque è la stessa cosa. Su qua la punta cadrà. Oh, Dio santo. Ok, sto controllando se graficamente è accettabile. Sembra che laghi sempre un pochino. Non capisco come mai. Fino a poco fa non mi dava questo tipo di problemi, adesso me lo dà. Ecco, adesso non riesco a saltare qua, guarda. Bravissimo. Sei un genio, cazzo. Potevi prendere quel ferro di cavallo che salvava un po' il culo, niente. Non importa. Tanto ci preoccuperemo poi più avanti di questo. Allora, prendiamo un po' di monete. Buon, 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 buon. Perfetto. Saliamo su di qua. Un po' di moneta anche qua, ne prendiamo un paio. Qualcuna la lasciamo indietro che magari così ricrescono. No, cazzata. Muro sfondato. La la la. Occhio a questo che. Vela! Cagnaccio! Ah, qua c'è un'altra bottiglia che prima non ho preso. Va bene. Da che parte devo andare? Di qua. Perfetto. Questo livello non era lunghissimo, Perfetto, così andiamo a scassare la scritta Mugshot e ad ottenere la chiave che in realtà abbiamo già ottenuto, ma comunque era qua dentro la chiave. Perfetto, eccola, sarebbe stata qua e quindi niente, l'abbiamo riacquisita, diciamo, via. Poi facciamo questi tre livelli e poi andiamo a sconfiggere Mugshot. Ok, un livello era questo, poi un livello... Aspetta un attimo. Tu muori pure. Di qua poi per entrare da Mugshot e farlo fuori. Dunque un livello è qui, perfetto. Aspettiamo un attimo. E questo tipo molto spacchioso deve girarsi. Perfetto. Un tango per due. Ah, qua è il livello in cui devo fuggire la Carmelita, mi pare. Anche qua, come potete vedere, la chiave è già stata ottenuta. Noi rifacciamo il livello giusto per far vedere com'è. Se non sbaglio, sì, è proprio il livello di Carmelita Fox. Tutta qua c'erano delle bottiglie che non avevo preso prima. Ma sì, prendiamole, su. Visto che ci tornano comode. Ok. Saliamo su di qua. Ehi, cagnaccio. Ok, ci aggrappiamo qua. Oddio, per un pelo morivo. Ok. Perfetto. Un ferro di cavallo. No, cazzo di Carmelita che adesso ci spara. Quindi occhio. Occhio perché Carmelita è impestata.
Ecco, queste sono delle bottiglie che prima non avevo preso perché giustamente fuggivo da Carmelita, no? Oh, cazzo. No! No, cazzo! Caspiteria. Ok. Ok, salta anche di qua. Okay, questa bottiglia la andiamo a prendere, visto che ce l'abbiamo qua comoda qua. Ah, sono anche delle bottiglie qua. Prendiamole. Va bene. Che sia mai che magari riusciamo a prendere tutte le bottiglie di un livello, magari. Oh no, sono caduto. Cazzo. Era andata meglio la prima volta che l'ho fatto, eh. Ok. No, dall'altra parte girate la camera, cazzarola. Attenzione. Per un pelo. Ok, perfetto. Abbiamo ottenuto una vita, perché giustamente abbiamo già due di quegli affari, due salvaculo. Ok, qua sono delle altre cose che potrei raccogliere. Io devo ammazzare questo tipo perché sennò non possiamo andare oltre. Ok, qua questi lampadari a forma di dollaro. Perfetto, ma adesso rispunta Carmelita a rompere le palle. Carmelita, per favore. È tenace la ragazza. Oh, per un pelo mi faceva fuori. E dai! Ok, mi sta facendo impazzire. Oh caspita, vai su. Dove devo andare? Ah, di qua. Non capivo dove devo andare. C'era la telecamera un po' girata male, non si capiva. Caspita. La chiave era qua. Perfetto. Prima o poi mi prendi, sì, ciao. E abbiamo fatto anche questo secondo livello. La chiave ovviamente l'abbiamo già ottenuta. Il mondo delle corse di Mugshot. Mugshot, lo vedete in rosso. Ok. E poi l'ultimo livello. Io controllo sempre che non laghi troppo. Magari è una mia impressione, però in realtà non è così fastidioso. L'ultimo livello dobbiamo andare di qua. Di qua e qui. Qua sopra, giusto? Sì. Proprio esattamente di qua. Il vicolo di Heist. Heist. Perfetto. Allora. Qua, sì, non è difficilissimo questo livello. Lo facciamo in maniera molto scorrevole, penso. Bastardo! Maledetto, non me l'aspettavo. Vabbè, tanto fra poco ho di nuovo un'altra di queste. Di questi ferri di cavallo. Io lo ottengo di nuovo perché sono già a 70 e passa. Ok. Perfetto. Cazzarola. Va bene. Per un pelo mi acchiappava questo. Ok, salta su di qua. E va a cagare, maledetto. Comunque dovevo andare giù di qui. Aspettiamo che... Ui, calmo, eh. Perfetto. Aggrappati. Saltiamo di qua. Questo pezzo qua lo evitiamo tutto. Sotto ci sono dei tizi che noi saltiamo. Non andiamo ad ammazzarli perché non ci interessa. Checkpoint. Perfetto. Bastati. Yes. E dai, scendi giù. Occhio qua, nascondiamoci. Stealth è il mio secondo nome. Perfetto, abbiamo ottenuto. Attenzione. Qua non stiamo a impazzire. Dietro a questo. Andiamo un po' avanti. Stiamo a prendere tutte le bottiglie. Non riusciamo più. Anche perché tanto non le ho prese finora, quindi
vieni qua. Beh, dai, queste ci sono, le prendiamo. Se vedete questo livello qua potevo prenderle tutte. Ok, salta. Dove ti sei andato a infilare? Maledetto. Oh. Aspetta un attimo. Attenzione qua, Piano, piano. Sì, qua c'era la chiave, ma non già l'abbiamo ottenuta. E quindi abbiamo fatto anche questo terzo livello che ho ripetuto, giustamente. Entro. Perfetto. E anche questo abbiamo fatto. E poi... adesso intanto controllo che non laghi troppo. Ma perché deve laggare, cazzarola? Vabbè, comunque, Mugshot, eccolo qui. Andiamo a affrontare Mugshot. Ok. Non è difficilissimo questo scontro, Il cucciolone Mugshot. Proprio io. Stiamo a esagerare adesso. Ah, ecco. Oh già, sono proprio io. Quel coso raccamagnosus. Che cazzo di parola è? Te la sei inventata mo? Sto scherzando. Però sviluppa anche un po' i muscoli delle gambe. Mia, fai schifo. Dai, su via. Bene, Mugshot, a noi due. Allora, l'obiettivo di questo scontro è girare tutti gli specchi in modo da accecarlo e distruggergli le armi. Prima che non sarà facile. Prima parte, sono strutturate in tre livelli questa sfida. La prima parte è andata. Mo cominceranno, penso, i cazzacci amari. Come si suol dire. Ok. Cazzo. Occhio slide. Salta. Ok. Va bene. Cazzarola. Salto, ci abbiamo ancora quello da andare a prendere. Gira su specchio e vai. Che uno ce la faccia magari al primo colpo, ma chi lo può dire? Fatto sta che non è per niente facile, lo posso assicurare. Ok, questo pezzo qua. E me l'ha di nuovo girato, bastardo. Ok, aspettiamo un attimo che spari. Dai, spara. Ok. Aspettiamo che ci spari contro. Invece andiamo a ripar... No, cazzo, dovevo girarmi di là. Perché l'obiettivo sarebbe quello di non fargli sparare mentre siamo vicino agli specchi. Se no ci rigira di nuovo. Porca troia, ma di nuovo colpito. Dio santissimo. Da capo. Perfetto, e vai. Tanto è talmente divertente questo scontro che è uno spasso affrontarlo. Il primo livello qua non è difficilissimo. Ma gli altri due, porca troia. Ok. Metti a rifrignare su via e muori con decenza. Ok, cerchiamo di tenerci il ferro di cavallo per dopo, perché almeno abbiamo un pochino il culo parato, non tantissimo ma un minimo. Ok, ancora uno da andare a colpire. Ok, e vediamo se riusciamo a fare questo terzo livello dello scontro, perché non è facilissimo.
bene. Ok, spara. Perfetto. Dobbiamo semplicemente aspettare un attimino. Vediamo un po' se riusciamo. Ok. Non farci trovare allo sbaraglio qua davanti. Speriamo che spara e subito dopo lo colpiamo. Perfetto. Bisogna solo trovare il tempismo. Ok, spara. Dai. Dai che sei morto. Dai che sei morto, su. Che ci voleva tanto. Sì, che è possibile, caro Marcio. Su, 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 su. Ciao Mugshot. Ah, prossima tappa ad Haiti vs Miss. No, con Mr. Ruby è quella che è poi lo scontro finale, quello 8 fatto di Quick Tenere. Comunque, filmato. La sezione del Tivius Raconus di Mugshot conteneva un'iscrizione del mio antenato esperto di armi, Tennessee Kid Cooper. Le sue specialità erano il movimento e la scivolata su asse. Tecniche perfezionate nella sua lunga carriera di ladro nel vecchio West. Uscire dalla città si dimostrò leggermente più difficile che entrarci. Non essendo riuscita a prendere noi, l'ispettore Fox si consolò sbattendo in galera quel sacco di steroidi canini. Fu la fine dell'impero dell'azzardo di Mugshot e i cittadini di Mesa City poterono tornare alle loro case. Mentre i ragazzi e io, ci godemmo il resto della nostra permanenza in America. Poi tornammo a Parigi per la missione successiva.